Bentornati sul circuito di Varano. Sì, si stanno allineando i ragazzi. Vado volante a dirti quella che è lo scacchiere di partenza con Paladino Tocchio, Alberto Valsecchi, Fabretti, Scotti, Ivan, Crifos, Caltritti, Bozzoni, Gelsi, Pozzoli, Rappaglia, Papa Di Matteo, Ermacora. Mentre stanno per iniziare, si spengono i semafori. Via! Che impennata, Ale! Partenza shock! Allora andiamo subito in moto. Scoda dritto. Oddio, chi è che chi? Paladino? Povero lui, intanto subito amore con Gelsomino Papa. Vai Ale con un po' di tecnica. Ma qua abbiamo subito visto una bellissima partenza. Paladino, un incredibile dritto Ale. Sì. Wow, Corsaro Andrea in fila dritto per dritto. Sì. Mi sembrava forse addirittura Gelsi o no, o Scaltritti. L'ha passato? Sì, lo ha passato, volano. Intanto le moto, mentre noi aspettiamo, come sempre sai Ale, il primo raffronto cronometrico per poter capire come stanno andando. Vai un po' on board con Antonini. Ma qua si inserisce bene, leggermente largo, probabilmente con la sua cava. Fidenzo, con la moto è dietro, mi sembra che siano tutti abbastanza compatti ancora. Sono anche molto lineari, vero? Guardalo qui, Max Paladino sta provando la rimonta furiosa. Guarda che era lui che ha fatto il dritto, Ale, confermiamolo. Sì, confermiamo che Paladino è rientrato alla grande e si sta dando da fare per riprendere le prime posti. Sì, ricordiamo che Paladino partiva da un 1.09.547, clamorosa pole in qualifica, un secondo e due. Intanto al primo giro vediamo chi c'è davanti. Proprio lui, Tocchio Alberto, Valsecchi, Scotti, Gelsi, Crifos, Caltritti, Ivan, Papa, Fabretti, Paladino decimo. Io una fish, non me la gioco ma la punto su Paladino, caro. Ma io mi aspetto più qualcosa invece da Valsecchi, che lo vedo. Valsecchi, intanto andiamo dritti per dritti con Sandro Ermacora su una Suzuki. Mamma mia, ce la fa a passarlo sull'esterno? Ci sta provando, no? Rallenta, imposta bene la curva e va a studiare. Ermacora che partiva quindicesimo. Ancora lui, sempre Paladino. Guarda come in furia la sfida, perché qua ci sono Fabretti e Papa, anche Gelsomino Papa che passa. Vediamo se riesce ad entrare Valsecchi. Scusami Paladino, non ci riesce. Sfiora il cordolo, eh. Si toccano, si sfiorano, si annusano. Ma siamo vicini alla conclusione del secondo giro con Tocchio che è sempre davanti in solitaria. Tocchio Alberto, ancora un board con Paladino, questa volta ce la fa. Passa secco Fabretti. Intanto andiamo con Papa Gelsomino. Vai con un po' di tecnica, Ale, dai. Guarda Gianluca, mi sembra che Gelsomino si stia trovando un attimino in difficoltà, forse non riesce bene a incastrare con le gomme, oppure il setup della moto non è così adeguato come si aspettava. Tanto terzo giro terminato, guarda quanti distacchi sono veramente importanti. Guardalo qui, un primo piano da parte di uno straordinario, un ottimo Valsecchi. In seconda ancora Paladino interno. Wow, Paladino ci riesce, Ale? Sì, uno lo passa, il secondo ancora no, sta provando, è dietro. On board con Gelsi, questo è Gelsi, lo passa, sì, lo passa Paladino, straordinario, strepitosa rimonta da parte di Paladino che prova subito ad infilare anche Scaltitti. A me sembra di vedere Mark Marquez l'altra settimana, non gli auguro di cadere, ma sta facendo una rimonta meravigliosa Paladino, caro il mio Alessio. Alessandro, intanto vediamo che Antonini cerca di darsi da fare, sì, col suo cava. Forse sta trovando qualche difficoltà sulla parte esterna della pista. Speriamo che ci siano delle direzioni univoche e ce la fa e lo passa. Forse no. Rischiano la collisione, Ale. Mamma mia, andiamo on board con Andrea Corsaro, il suo Kawasaki. Vediamo sempre la solita serpentina, la S. Ale, c'è molta stabilità, c'è grip. Questo lo possiamo dire rispetto alle 600, mentre si conclude il quarto e sta concludendo il terzo giro. Sono moto più impegnative, i piloti sicuramente saranno molto molto più capaci. E guarda lì che ti sta spuntando alle spalle, proprio lui Paladino in fervora, mentre qui andiamo in un primo piano con Scotti che sta tenendo botta al terzo posto con questo suo cappello ciondolante lungo. Sandro Ermacora ancora con lui on board sul suo Suzuki, che vede davanti che c'è bagarre. Allora dice: perché non mi iscrivo anch'io a questa bagarre? Ci sta provando, ma purtroppo vede solo da lontano. Eccolo lì Paladino, passa Crifò, facile, bello. Lo ricordiamo che ieri Paladino perlomeno in prova ha fatto un tempo straordinario, Gelsomino ci sta dando dentro anche lui. Papa, all'interno lo passa Di Matteo, pulito, lo ha passato. Andiamo intanto con Tocchio,
Valsecchi, Scotti, mentre... C'è un problema, c'è un problema. Alza il braccio, forse Pozzoli, mentre Ermacora lo infila, evidentemente non ha nulla da chiedere, più probabilmente Pozzoli la sua moto. Andiamo con Fabrizio Giardina, con la sua Ducale, è un rookie Fabrizio, ci sta provando a dare del suo meglio. Ma devo dirti che sta dentro bene, Fabrizio ci è un esordiente, Per le prime sue gare devo dirti che sta difendendo, dai. Con le sue Dunlop, la sua BMW, mentre Palladino sta provando ad avvicinarsi in maniera importante a Scotti. Eccolo qui che transita, le telecamere indugiano proprio su colui il quale si è reso autore di una straordinaria rimonta. Proprio lo stesso Palladino sta provando ad avvicinarsi a Scotti. Eccoci qua, on board, proprio con Max Palladino e la sua straordinaria rovente Yamaha. Ti chiedo, ce la fa ad arrivare a podio? Ma secondo me ce la può Beh, fare. Guarda qui fare. Che inquadrature, ragazzi. Bellissimi, ragazzi, questa volta ci hanno proprio entusiasmato con le inquadrature. Ci stanno deliziando. Una presa all'alto. Sì, sì, guarda, sono atti da fare. Stanno migliorando rispetto alle 600. Dovremmo tirargli più spesso le orecchie a quei ragazzoni lì, mentre intanto infervorano le sfide per il settimo posto, per il decimo posto. Io lo vedo Scotti, e lo vede anche lui. E allora mi sa che adesso la prossima preda da parte dello stesso Palladino è proprio Scotti, mentre passa Torchio Alberto, passa Valsecchi. Vediamo quant'è il distacco, non riusciamo a vedere se è tantissimo per riuscire Palladino a raggiungere Scotti e Valsecchi. Andiamo on board, bella pulizia delle curve, Ale. Sicuramente riescono con le miglia, riescono a fare. Ci sono tanti distacchi meno... per adesso. Guarda qua Papà Gelsomino, autore di una grandissima prova. Guarda quanto sfrutta il cordolo. Ti chiedo, difficile, entra, più complicato. Entra forte, lui è forte su questa parte qua, soprattutto sulla parte finale della pista. È molto deciso e la moto gli risponde sicuramente meglio rispetto agli altri. Qua va un po' lungo, ma probabilmente si è reso conto che dietro aveva sparato il suo contendente e quindi ha lasciato un attimo libero per sfilare. Aia, problemi purtroppo per Corsaro. Stavamo decantando le sue lodi in precedenza. Ricordiamo che Corsaro è al debutto. Peccato per lui, ha avuto qualche problema con la sua moto. Mentre intanto ci avviciniamo a quello che è il settimo giro, mentre infervorano i preparativi per apparecchiare la tavola a Torchio Alberto per vincere questa gara, ma soprattutto perché eccolo qua, termina la gara di Corsaro Andrea. Peccato nel paddock. Che peccato, Crifò, andiamo on board anche con lui. Guardalo qui mentre sguscia, scodinzola con la sua Yamaha. Proprio lo stesso Crifò. Siamo arrivati vicini all'ultimo giro. All'ultimo giro, saluto. Torchio Alberto, ancora no, manca poco. Se le stanno dando di santa ragione. Una bella bagarre, una bella, bellissima Race Attack 1000, interessantissima da questo punto di vista. Guarda lì qui come scodinzolano. Andiamo live on board con Sandro Ermacco nella sua Suzuki. Un challenge. Ermacora sicuramente ha stato c'è tanto distacco di Ale, però non riesce ad arrivare. Alla fine a Gelsola sempre, quindi probabilmente inizia a risentire un pochettino del. E qui con Gelsomino Papa l'abbiamo commentato tante volte, buona la sua gara. Ricordiamo che Gelsomino Papa si trova immediatamente alle spalle di Ermacora, sta provando anche lui ad insidiare. Eccoci qui invece con altri problemi, Ale. Sì. No, forse no. È Antonini. Sembrava stessa moto di Corsaro. Poteva sembrare entrambi con questa Kawasaki. Sarebbe capire no. Che problemi hanno con queste due moto. Se magari sono magari le gomme, un problema di gomme. Non si capisce. Non si capisce. Mentre Torchio Alberto stacca il pass dell'ultimo giro. C'è Valsecchi alle spalle. Palladino mi sembra che non riesca più a raggiungerlo. Mentre Fabrizio Giardina sta provando con la sua Ducale, questo rookies Fabrizio Giardina, ad inseguire il sogno di provare a scavalcare Rapaglia. Mi sembra molto difficile da questo punto di vista. Ancora un live on board con Gelsomino Papa. Eccoci qua con Max Palladino. È imprendibile Valsecchi, ma Palladino possiamo dire che si è reso autore di una rimonta straordinaria. Sì. Se ci fosse stato qualche giro in più ci arrivava Valsecchi, ti faccio questa domanda. Secondo me c'è troppo distacco tra i due, stanno spingendo, ma non arriva più, molto molto forte. I primi due, Torchio e Valsecchi, stanno conducendo la gara comunque. Se ti dovessi chiedere chi è il pilota della giornata di questa prima parte, io faccio il nome di Palladino semplicemente perché quell'errore ne ha condizionato la gara e poi si è reso autore di una straordinaria rimonta. Ma Torchio è stato straordinario nella sua cavalcata, Valsecchi idem, non si è fatto scalfire dal ritorno di Palladino. Sicuramente Torchio non ha avuto Gelsomino, neanche lui, Papa non ci arriva e non riesce ad arrivare a Sandro Ermacora. Mi sembra abbastanza chiara comunque la griglia di arrivo, a meno che non ci siano
delle parti finali. La sua Aprilia non riesce ad arrivare, mentre qua intanto infervorano, infuriano, è finita. Contorchio che vince, alle sue spalle arriva proprio lui, Valsecchi. Palladino si rende autore di una straordinaria, meravigliosa rimonta. Tutto pronto ai nostri di partenza per la 1000 Open. Si accendono i semafori, si spengono. Via, inizia la gara. Adesso cercheremo di fare subito mente locale, mentre vedo che il numero 71 Bartolini, che è partito bene con Cristini alle spalle, se non ho visto male, con il numero 8. Tutti lì, prima curva, seconda curva. Eccoci qua, on board convocatori, Ale. Guarda, li vedo tutti belli agguerriti, perché sono partiti tutti forti. Vocatore del club saponettari, Ale, un open. Sì, sono partiti tutti forti. Guarda come sono già tutti compatti. Lì. Guarda. Cristini, guarda, è Cristini guarda, che guarda. Vola. È Cristini che vola davanti. E primo è proprio lui. Secondo dovrebbe essere Bartolini. Due daranno dello spettacolo, secondo me, perché si sono ben disimpegnati anche soprattutto dopo le prove. Bartolini. Mamma, stavo per dire cancellato. Tu hai detto insidiato, è stato scavalcato. Secco, facile in questo caso. Mentre arrivano alla prima staccata, la staccata, eccoci qua, con Cristian Brugnone che è secondo. Guardalo qui come sta cercando di interscambiarsi, di intercavallarsi con Cristini, che ha avuto un buonissimo spunto in partenza. Guarda, Cristian è uno dei piloti più forti sicuramente della gara. Bravo, è partito bene. Viene completato il primo giro. Ricordo che sono 16 giri, quindi c'è tempo per vedere dei sorpassi. Sì, guarda. Cristini Brugnone, mamma mia, guarda, con il numero 69. Usti. Va dritto? Sì, la Ducatona non ha tenuto. Brugnone si accoda, è quinto. Ci ha provato. Non ha sbagliato però, Ale, perché qui a un certo punto sbagli. Ti chiedo, questa è una cosa tecnica. Non era meglio forse aspettare, anche perché adesso lo scavalcano tutti? No, adesso si riprende. Ovviamente ha fatto una pinzata la moto, probabilmente non ha... questo però è Brugnone, Ale, guardalo qui, in difficoltà. Cristini, Bartolini, proprio lui, secondo. Cristini, Bartolini, Malfatto. Vediamo chi si scorge alle spalle di Malfatto, dovrebbe essere Boccelli. Guarda che Walter è sotto, Bartolini è lì, vediamo se va ad insidiare Cristini. Sotto. Mamma è che sotto. Gara che ci aspetta alle per 16 giri. Molto bella. Se si divertono siamo così sarà un bello spettacolo. Siamo partiti subito alla grande. Intanto, guarda, anche i tre primi due c'è una gran lotta tra Cristini e Malfatto. E vorremmo capire Bartolini che fine ha fatto, perché come che fine ha fatto? Sembra secondo. Non riesco. Sempre secondo, Ale, qui siamo. Gabriele Perri scoda davanti a sé la sua moto. L'hai visto come assestata? Okay, eccoci qua. Chiedo scusa, Cristini, ragazzi, Bartolini. Ho avuto un cambio di Malfatti. Bartolini entra. Bartolini entra, grandissimo sorpasso alle spalle di Cristini. Ale, ti do qualche notizia. Sì. Cristini attenzione, è protagonista. Va largo, scusami, Gianluca, va largo, riesce a uscire bene. No, ce la fa, mantiene molto bene. Brugnone e Cristian cerca la rimonta, mentre Ale, ti do qualche notizia, Cristini è protagonista del 2019, si è giocato il successo fino al round finale, pilota Yamaha. Andiamo intanto live, Bartolini, Cristini, guardalo lì col numero 10 Malfatti, col 180 c'è Boccelli che sta iniziando ad avvicinarsi forte a Malfatto. Questo è Giglioli, Ale, pilota di casa, portato in gara la BMW, con la quale inizia a prendere confidenza, soprattutto dopo gli ultimi annate. Malfatto che si trova in terza posizione, Ale, altro pilota da tenere d'occhio, va forte a Varano, è rimasto protagonista ed è protagonista nel weekend. Guardali lì, eccolo qui Malfatto, prova ad entrare Boccelli, vediamo se ci riesce, forse sì, col numero 69 Brugnone si sta tornando ad affacciare. Avevi ragione, Ale, Brugnone c'è, live con Malfatto che è stato sorpassato da Boccelli. Ma vediamo se prova, in questa ci prova, non ci prova, riesce, attenzione. Chiude mi molto bene lungo, l'altro mi sembra lungo e ci va quasi sotto. Mamma mia che bella gara che stiamo assistendo, Ale, devo tenere a bada la voce, te lo sì, dico subito. È ancora 10 giri, Gianluca, sennò qua. Se no fai tutto tu. Chi no, no, fai? No, io dopo devo andare a mangiare, sai. Devi andare a mangiare la piadina, Brugnone. Attenzione. Entra su Malfatto Brugnone, grande sorpasso di Brugnone, eccolo qui infatti. Malfatto sorpassato, scavalcato da Brugnone. Bella passaggio, entrata
da parte di Brugnone su Malfatto, che non ha potuto nulla. Pilota Yamaha al suo secondo anno del moto estate, la conosce in progressione la sua moto. Mentre andiamo live con quelli davanti, Bartolini continua a sgasare alle spalle di Cristini, o meglio, si tiene alle spalle Cristini. Guardalo qui, on board con Bartolini. Mentre si è ultimato l'ottavo giro, ti ricordo che partiva in pole position Bartolini, Cristini terzo, Brugnone secondo. Quell'errore, quel dritto di Brugnone sta facendo la differenza, perché alla fin fine abbiamo sempre Bartolini, Cristini terzo, non c'è Malfatto che è quinto in questo caso. Bocelli era quinto, ha sfruttato una buona partenza e dei buoni sorpassi. Oh no, Luca, Malfatto, vediamo se riesce a riprendere. No, non riesce a riaccendere la moto, Ale. Attenzione, abbiamo un peccato. Praticamente penso il ritiro di Malfatto, che era uno dei grandi protagonisti, peccato, ragazzi, della gara. Ci lascia, ci abbandona l'ottavo giro, mentre Bartolini continua a girare con alle spalle Cristini. Che peccato, Malfatto, no, eccolo, è tornato, prova a ripartire, evidentemente però con avrà scarsi risultati. In che senso, Ale? Allora, che rispetto a quello che aveva, si era garantito qui Bartolini. Anche lui, clamoroso. Niente, Gianluca, inizio a pensare che le ma cose... è Bartolini, sì, chiedo. Sì. E invece no, ci arriva la conferma che in realtà Bartolini è ancora in pista. In realtà è Brugnone colui che è uscito con quel dritto. Bartolini davanti, vedo però alle spalle Cristini. Segno che non era lui quello che ha avuto il problema, no, andando no, dritto. No, no, no. Non è Cristini, è Brugnone, Ale. È Brugnone che non compare più, come potete vedere nei piloti qui a fianco. Il dritto lo ha fatto Brugnone. Importante anche da questo punto di vista. Quindi andare a fare una ricapitolazione. Bartolini, Cristini, lo vedo sfrecciare. Abbiamo visto due piloti che ci hanno abbandonato, due di quelli davanti, Ale, Malfatto e Brugnone. Infatti vedo che gira, qua siamo on board con Giampaolo Cristini, che sarà sicuramente un brillante protagonista di tutta la MES. Eccolo qua Cristini alle spalle in perversa con il numero 180 Bocelli, se non sbaglio, Ale. Mentre siamo con Peppe Vocaturi. Vocaturex sta facendo su Giglioli lo passa, Ale. Di pressione questo. Vediamo. Riesce a farcela. Grande sorpasso di Vocaturi del team Saponettari su Giglioli, mentre si ultima il nono giro. Guardalo qui con 71 Bartolini con l'8 Cristini ben inquadrato e alle spalle Bocelli col 180, Bonetti di Riffa o di Raffa col numero 16 si trova al quarto posto, Ale. Ricordo importanti il non i sorpassi, ma il fatto che abbiano abbandonato questa gara, soprattutto Malfatto e Brugnone, che erano stati due grandi protagonisti, sì, fino all'ottavo giro, sì, Ale, della gara. Guarda, ci hanno tolto sicuramente due grossi protagonisti. Guarda, ha una passione indomita. Eccoci qua con Luca Malfatto, no, che probabilmente si ritira. Si trova box. No, dai Luca. O si sta ritirando o ha avuto qualche problema a moto. Ricordiamo che Luca è stato colui che ha fatto prima il dritto e si è trovato nella ghiaia. Forse ha avuto problemi a ripartire. Sta provando, Ale, a ripartire, ma può essere che ha avuto qualche problema. Vediamo se riesce a ripartire. Andiamo on board. No. A me sembra che stia tergiversando. No. Oh, forse ha aspettato che passassero tutte le altre moto. Rientrare come ultimo. Sicuramente rientra come ultimo. Un grandissimo peccato. On board col 41 Perry, che si trova alle spalle di Bonetti e sta provando a battagliare. Gabriele in pianta stabile nel MES 2020, porta in pista la sua Kawasaki del team MP. È uno dei candidati alla vittoria finale nonostante questa quinta posizione. Io ripeto, Ale, siamo post-Covid. Ci sono dei piloti che stanno facendo una gara straordinaria ed eccezionale. Anche il Vocaturex in questo caso, sesto in questo momento. Sì, su Giglioli. Sì. Scusate, di tutto rispetto. Ah, stai mangiando live la piadina? No, un colpo di tosse. Ha fatto veramente un gran sorpasso, stavo dicendo. Cristini andando... si sta avvicinando di nuovo a Bartolini, Ale, mi sembra. Cerco di capire anche con i raffronti cronometrici, ma sta provando ad insidiare Bartolini per gli ultimi giri. Anche perché ti chiedo, Ale, un pilota che ieri ha avuto una caduta può risentire negli ultimi giri magari il caldo, la stanchezza, magari un dolore che c'è o che non c'è? Purtroppo non c'è arrivata nessuna cartella clinica del pilota. Vabbè, cosa volevi? Essere anche dentro l'ospedale? Quindi in questo momento qua non possiamo saperlo. Come tiri tu, come giù, bacchetti tu giù per il bacchetton, ti chiamo il cappello per il ragazzo che sta spingendo come un dannato anche nonostante la caduta ieri. Probabilmente la caduta è stata dovuta a quella che era troppa adrenalina e forza nell'inserimento curve.
e quindi di per sé adesso sta affrontando meglio la gara, conscio di quello che è successo. Giglioli ha mollato di striscio il team Ducale, è malfatto, non riesce, no. Ale si ritira definitivamente. Perdiamo un gran protagonista, Luca Malfatto, mentre ultima hanno il dodicesimo giro Bartolini e Cristini, sempre loro due davanti. Intanto Bocelli ha fatto vedere la sua pasta. Io ricordo, purtroppo abbiamo perso due grandi protagonisti, sì, Malfatto e Brugnone, dobbiamo essere sinceri, l'abbiamo perso anche Pavese, Camin facendo uno dei protagonisti tra le file davanti, anche Mestrinier, Galante e Dorofino, ma Malfatto che abbiamo sottolineato, hai visto live l'uscita, poi non è riuscito a riprendersi, Ale, è stato un vero peccato. Sì, lì magari avremo qualche delucidazione in più alla fine della gara, nel circuito chiuso. Quindi magari teniamo allora i commenti un pochettino un po' più piccanti. Perri alle spalle di Bonetti, Ale, sembra però aver perso di fluidità, la sua moto non riesce più ad avvicinarsi, sì, Gianluca, come aveva fatto in precedenza. Come ondeggia la moto Bonetti, di Bonetti davanti. E anche purtroppo questo è un discorso anche di quello che è la tenuta delle gomme. Sappiamo che le Dunlop comunque sono molto performanti. Fine però... 14° giro, Bocelli Ale ha mollato di schianto al terzo posto. Si è creato una bivaricazione, un divario nettissimo tra Bartolini e Cristini. Ti chiedo, Bocelli forse si sta accontentando del terzo posto? No, io penso di sì, perché come dicevo prima la moto inizia a essere non molto coordinata. Quindi in questo momento io, se fossi loro, cercherei, dato il distacco tra i piloti, di tenere e di non fare quelle che sono delle scivolate o delle cadute che potrebbero a un giro della gara essere la compromissione dell'inizio campionato. Vocaturi 1.09.599 il suo miglior giro, qui invece live con Bocelli mentre è iniziato il 15° giro, guarda qui Bartolini dietro Cristini, ecco adesso di nuovo forbice decisamente allargata tra Bartolini e Cristini, mentre Bartolini si accinge sfruttando tutto il cordolo. Guarda, l'ho visto, devo dirti proprio che Bartolini sfrutta bene il pezzo centrale della pista, è vero, mentre è Cristini vero. Se andiamo a notare è molto più bravo sul terzo, più performante sull'ultimo settore, sì, forse questo è dato anche dalla tipologia di moto. Inizia l'ultimo giro, Ale, Bartolini, Cristini, Bocelli, arrivano anche i raffronti da parte del box con i distacchi. Allora io ti dico, probabilmente si stanno accontentando lì davanti. Giglioli ha mollato di schianto rispetto a Vocaturi, Gabriele Perri lo abbiamo visto in precedenza in pianta stabile 2020, porta in pista la sua Kawasaki del team MP. Giglioli, il pilota di casa con la sua BMW, un weekend in crescita anche per lui, l'ultimo giro sta dando dei segnali importanti, soprattutto per quello che è. Se sentite girare dei fogli, sono io che mi sono documentato chiedendo delle informazioni agli organizzatori. Tu sei bravissimo su questa parte. Ma chi l'ha qua detto? Perché comunque raccogli sempre tutte le informazioni più immaginabili e comunque fai un dobbiamo lavoro. Cercare di dare anche un po' quello che è, mentre Bartolini evidentemente si sta avvicinando a una vittoria importante. Eccoci qui, Ale, con colui che ha rumbato ed è volato a vincere probabilmente la gara. Lo assisteremo, sì, al suo sbarco planetario. Walter Bartolini vince con un distacco, ve lo do subito il raffronto cronometrico, di 3 secondi e 6 su Cristini che esulta, Bocelli alle spalle, Bonetti vince alle spalle di Perri, vince, arriva quarto alle spalle di Perri che sembrava a un certo punto potergli dare del filo da torcere, invece no, Vocatorex, sì, con sì, l'impennata, sì, bella, guarda come si è divertito questo ragazzone, molto, molto contento la gara che ha fatto. Giglioli chiude anche lui, Ale, in settima posizione,